Nei colori delle loro divise rinascimentali il tempo sembra essersi arrestato. Il 6 maggio di ogni anno compiono un giuramento solenne, si impegnano a servire fedelmente e a difendere, se occorre fino a sacrificare la propria vita, l'attuale pontefice e i suoi successori. Nei pensieri delle giovani reclute della Guardia Svizzera la tradizione si sovrappone, a volte con difficoltà, al continuo evolversi della storia. Riflessioni alle quali dà voce il documentario L'esercito più piccolo del mondo di Gianfranco Pannone, con cui la Santa Sede approda a Lido per partecipare alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Presentato mercoledì fuori concorso, il docufilm prodotto dal Centro Televisivo Vaticano per una durata di 80 minuti circa coinvolge lo spettatore nella quotidiana vita di camerata di ragazzi come René Oxenbein, studente di teologia che hanno lasciato la propria famiglia per entrare a far parte della Guardia Svizzera Pontificia. Di giorno in giorno le domande e i dubbi di René incontrano risposte e certezze. La telecamera è ad altezza d'uomo, discreta, per un dietro le quinte mai mostrato prima. Dal momento della partenza all'arrivo in caserma, tra l'addestramento all'uso della alabarda, la palestra e lo studio della lingua italiana, fino a stringere con la mano sinistra la bandiera del corpo, con le tre dita della destra verso il cielo a simboleggiare la Trinità, rievocando nel giuramento al Papa e alla Chiesa di Roma il sangue delle 147 guardie svizzere che il 6 maggio del 1527 sacrificarono la propria vita per proteggere Clemente VII dall'attacco dell'esercito dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. Per nulla celebrativo, lo sguardo del regista non si distoglie mai dalle emozioni più profonde di questi ragazzi, immersi in un ambiente sconosciuto e affascinante, consapevoli di vestire un uniforme militare, simbolo di una storia che ha inizio con Papa Giulio II, poco più di mezzo millennio fa.